Buonasera dal Millennium, prima giornata di Coppa Calciotto. In questa giornata si affrontano Valcedonia e Tigres. Missa laterale, battuta in aria, la deviazione tentata da Scuotto che non riesce ad arrivare sul pallone, prima occasione dell'incontro. Avanza adesso il Tigres, pallone per Cassese in aria, lo scambio con un compagno che non riesce a centrare la porta da posizione molto ravvicinata. Adesso Monaco rischia il fallo su Zurlini che riesce a evitarlo, contropiede adesso in favore del Tigres, pallone dentro per Cassese, deviato Monaco! E arriva l'1-0 del Tigres in contropiede con Monaco, abile a sfruttare una deviazione che lo mette solo davanti al portiere, non può sbagliare. Di Stasio, pallone dentro per Zurlini che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Traversone al centro verso Cassese che se la allunga, decide di gestire il pallone, lo scambio con un compagno, la conclusione! E arriva il 2-0 del Tigres. Monaco, lancio verso Cassese, colpo di testa, pallone che finisce alto di pochissimo sopra la traversa. Adesso Pera, Bertoli, la conclusione dalla distanza, alta di pochissimo, forse ha scheggiato addirittura la traversa. Stato da Toscano, il numero adesso di Zurlini, un secondo al limite dell'area, Zurlini il tiro, fuori di pochissimo. Adesso il tentativo di percussione da parte di Di Stasio, il pallone finisce fuori e su questa azione si conclude la prima frazione di gioco, il Tigres è meritatamente in vantaggio per 2-0. Cominciato il secondo tempo tra Valcedonia e Tigres, Tigres in vantaggio per 2-0 al termine della prima frazione di gioco. Pallone in direzione di Bertoli, la conclusione di Bertoli, Perlingieri risponde immediatamente presente. Continua a mantenere il predominio territoriale, colpo di testa di Cassese, e spera che si spegne a bordo campo. Sul diretto avversario, Pera in percussione, c'è un compagno libero in area di rigore, parte il traversone verso Cassese, che questa volta non perdona e arriva il 3-0 del Tigres. Agnelli pressato, perde palla, Pera in aria! C'è un grande intervento da parte di Perlingieri qui, calcio d'angolo in favore del Tigres. Traversone in area di rigore! Pera non riesce a inquadrare la porta, vicino al 4-0 la formazione di Giuseppe Orlando. Messa in area di rigore verso Scuotto, che la mette dentro sotto misura. Si riapre parzialmente l'incontro, 3-1. Ancora Zurlini, salta un avversario, ne salta un secondo Zurlini. Zurlini al limite! Che gol da parte di Zurlini, partita riaperta, 3-2. Aielli, parte la rincorsa, pallone al centro dell'area, colpo di testa, il miracolo da parte di Orlando che la devia in calcio d'angolo. Pallone già battuto, Zurlini, conclusione di Zurlini e pallone che finisce fuori. Un colpo di testa da allontanare da parte di Pera, non c'è più tempo, finisce qui questa entusiasmante partita del torneo calciotto, vince il Tigres per 3-2 con tanta sofferenza nel finale. Linea alle interviste. Siamo qui dall'area interviste del Millennium, la partita tra Valcedonia e Tigres si è appena conclusa, vittoria del Tigres con il punteggio di 3-2, abbiamo il nostro ospite il capitano Giuseppe Orlando, buonasera, buonasera, autore a di voi. Un paratone sul collega Perlingieri proprio negli ultimi istanti di gioco. Allora Giuseppe, una partita condotta per ampi tratti, siete andati addirittura sul 3-0 nonostante le tante assenze che avevate oggi in campo, l'avete condotta bene, poi un po' di sofferenza nel finale, ma alla fine siete riusciti a portarla a casa, tre punti importanti. Sì, tre punti importanti, devo dire la verità, abbiamo fatto come al solito un gran primo tempo, poi le nostre squadre hanno la caratteristica di addormentarsi nell'ultimo quarto d'ora, nell'ultima parte di partita diciamo, e quindi abbiamo regalato anche un gol, il primo, con il collega Aielli che batte sempre delle rimesse laterali abbastanza impegnative, e è stato bravo con Scuotto a riaprirla, poi loro hanno dato un gol bellissimo e la partita si è fatta più interessante rispetto diciamo a come si era messa all'inizio. Velocemente,
detto delle assenze della vostra squadra che sicuramente possono aver influito, forse c'è stato anche un calo d'attenzione, pensavate di averla già vinta a un certo punto? Inizialmente avevamo un po' di timore, comunque mancando 5 giocatori fondamentali, praticamente tutta la difesa, mancava il centrale, Gio Paudice, mancavano i due terzini, Cappelli e Bruno, e poi chiaramente abbiamo avuto Locca soltanto per un tempo, per la prima volta tra l'altro, quindi sicuramente non eravamo al completo. Però devo dire la verità che i ragazzi sono venuti oggi, hanno dimostrato di essere veramente giocatori da calciotto, perché in campo ci sapevano stare bene, hanno giocato benissimo tutti quanti, dal primo all'ultimo, quindi sono molto soddisfatto della prestazione di ognuno di loro. Va bene, ringraziamo Orlando per la disponibilità, voi, grandissima prestazione e tutto, alla prossima.